Oggi ricorre l'anniversario del brutale omicidio di Daphne Caruana Galizia, che non può, non deve essere e non sarà mai dimenticato. E oggi qui, al Parlamento europeo, nella Casa della Democrazia europea, a 4 anni dalla sua tragica scomparsa, noi parlamentari europei rivolgiamo per prima cosa un pensiero commosso alla sua famiglia e personalmente io lo faccio con autentica partecipazione. E rendiamo omaggio alla memoria di questa donna, madre, giornalista coraggiosa, la cui vita è stata tragicamente spezzata da criminali senza scrupoli. Daphne Caruana Galizia, nonostante fosse consapevole dei pericoli in cui incorreva, non si è fermata nella ricerca della verità e con la sua vita ha difeso i valori fondanti della democrazia europea, lo Stato di diritto, la libertà di espressione, una stampa libera e indipendente. L'Unione Europea, nel nome di Daphne Caruana Galizia, continuerà a difendere tali valori e a moltiplicare gli sforzi affinché in Europa e nel mondo l'indipendenza della stampa, l'incolumità dei giornalisti siano salvaguardate. E in questa prospettiva, le due commissioni in cui siedo, la Commissione Giuridica e la Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni, hanno votato congiuntamente una significativa relazione volta a rafforzare la democrazia, la libertà e il pluralismo dei media nell'Unione Europea contro le cosiddette SLAP, pratica sempre più diffusa volta ad intimidire attraverso azioni legali giornalisti investigativi, società civile e ONG per ostacolarli nella loro attività. Daphne Caruana Galizia è stata vittima di tale inaccettabile strategia intimidatoria e il giorno del suo vile assassino avrebbe dovuto affrontare ben 47 cause di diffamazione civile e penale. Ma proprio perché non siano più permessi sul territorio dell'Unione simili abusi, la relazione chiede alla Commissione europea di presentare una proposta di legge che stabilisca precise garanzie per i giornalisti investigativi e per tutte quelle persone coraggiose che indagano e riferiscono su questioni di interesse pubblico. Auspichiamo di avere presto tale norma, perché questa è l'Europa in cui crediamo. L'Europa che affonda le sue radici nella legalità, nella giustizia, nella libertà e nella dignità di ogni persona. E il volto dell'Europa oggi si rispecchia nel sorriso dolce, ma al tempo stesso deciso, di Daphne Caruana Galizia.